parliamo di uno scienziato, direttore, nostro amico già, sì, amico di Radio, certo, di Radio vero, Radio, vero, vero. Il professor Giorlandino. Buongiorno, professor professore. Claudio Giorlandino, che è collegato con noi. Buongiorno, e al quale diamo il buongiorno. Benvenuto, benvenuto. Grazie, professore. Buongiorno. Allora, grazie dell'invito. Scienziato si intende scienziato è colui che ha porta alla scienza qualcosa di estremamente innovativo. Nel panorama italiano sono veramente pochi. Se esiste, io vi prego, tutti quanti noi dovremmo, prima di ascoltare uno che parla in televisione o qualcosa, va su un sito che si chiama Scopus, Scopus Author, semplice, aperto. Scopus Author mette nome e cognome e vede che valore ha, si chiama H-Index. Dall'H-Index si intende quanto questa persona, questo medico, è ritenuto credibile a livello internazionale. Questo metodo è più democratico del precedente metodo, che era basato soltanto sull'impact factor, per cui nel precedente metodo colui che pubblicava su una rivista importante, per esempio quelle che noi chiamiamo della cupola, del DOM, sono tre riviste del DOM, della cupola, Nature, Lancet e New England, che sono controllate dalle case farmaceutiche, soprattutto da Pfizer, sono controllate queste aziende, e in modo diretto o indiretto, spesso il direttore di l'una ha lavorato in una casa farmaceutica nell'altra, da Big Pharma, diciamo. Ecco, bene, si va su Scopus Author, ci si mette il nome e si vede che valore ha. Potrete avere anche delle sorprese, che persone che sembrano particolarmente importanti, stanno sempre in televisione, hanno un valore di Scopus che a dire ridicolo è poco. Ecco. È democratico questo sistema, perché le dico, questo sistema non fa altro che vedere quanto il lavoro scientifico di quel soggetto è letto da altri, è pubblicato nella letteratura, nella bibliografia di altri lavori scientifici. Beh, questo è un sistema abbastanza buono, valido. Non è aggiornato continuamente, per cui insomma ci vogliono qualche mese prima che i lavori scientifici vengano di nuovo considerati in Scopus, però ti do un'idea, te la dà. Adesso ci si sta un pochettino avvolgendo su questo problema della terza dose.